Allora, eccoci qua con Mimmo, reduce da un corso dal vivo di 3 giorni a Roma. Ci andrà a raccontare quella che è stata la sua esperienza, quindi cominciamo parlando del suo punto di partenza e perché ha deciso di fare questo corso con noi. Vai, Mimmo, racconta. Allora, ho deciso di fare questo corso dal vivo con Gianluca perché il mio punto di partenza era un punto di partenza dove comunque sentivo dell'ansia d'approccio, anche se uscivo da solo a fare degli approcci, però uscivo da solo per la maggior parte delle volte, era un'uscita a vuoto che facevo, dove non riuscivo a fare un approccio, oppure se riuscivo a farlo facevo sempre degli errori perché comunque non ci stava la persona giusta che riusciva a correggermi. Quindi ho preso questa decisione di fare un corso con un istruttore dove poteva comunque correggermi e spronarmi un pochettino a buttarmi nella situazione. Cosa che magari prima non facevo perché tutte le varie paure che avevo in testa. Diciamo che non ho mai fatto dei corsi prima. Sicuramente il Mimmo prima del corso era un Mimmo dove comunque aveva sempre un atteggiamento negativo quando si trattava di uscire e fare degli approcci, perché comunque ci stava tutto il lavoro dietro le paure che non ho fatto. Sì, diciamo che adesso sono in grado di uscire e fare degli approcci, comunque sia. Certo, ovviamente si ci deve sempre lavorare perché nel momento in cui ti fermi poi ritorni indietro, però basta che comunque pratichi, non ci sono dei reali ostacoli, diciamo, a questo. L'unica cosa che magari nel mio caso ancora devo lavorare è un pochettino non so, magari la conversazione, ma tutte cose che comunque si devono fare con la pratica, perché un conto è studiarle, un conto è uscire fuori realmente e praticarle. Io che adesso l'ho fatto, posso dire che le conversazioni mi riescono in maniera molto più naturale comunque rispetto a come ero prima. E dopo il corso, a livello di se riuscite ad approcciare, come sono andate gli approcci dopo il corso? Allora, io mi sono predisposto l'obiettivo di uscire tutti i giorni ad approcciare, con tutto che magari potevo avere, diciamo, anche qualche situazione a livello lavorativo e anche di altre cose personali che magari non erano favorevoli. Uscivo comunque, cioè tuttora, diciamo, sto uscendo tutti i giorni ad approcciare. Posso dire di avere fatto due instant date, cosa che prima non ero mai riuscito a portare a casa due instant date, specialmente a distanza di breve tempo, che è stato Ottimo, uno a distanza di un giorno dall'altro. ottimo. E altre considerazioni libere ne hai o possiamo anche finire? No, allora io l'unica cosa che consiglio a tutti, se siete, diciamo, indecisi, è di buttarvi comunque, provare, perché tanto alla fine è tutto guadagnato. Cioè, stare fermi non serve a niente, non è che poi le cose ti scendono dal cielo, oppure in un certo senso è un investimento che tu fai su te stesso, perché poi alla fine quando riesci a fare una conversazione con una ragazza e ti sei tolto tutte le varie emozioni negative, tutti i vari mindset sbagliati che c'hai, diciamo, dopo tu ringrazi questa cosa, la ringrazierai comunque di aver provato ed esserti messo nelle situazioni negative. Io l'ho fatto e posso dire di sì, che mi è servito un sacco.